Sony sceglie intelligentemente di rinnovare nella sua nuova linea Xperia anche il suo piccolo top di gamma, che porta il nome di Sony Xperia XZ2 Compact, che in un trend di padelloni e diagonali di display ampissime resta compatto con i suoi 5 pollici. Ma basterà questo e un ottimo hardware a distinguerlo o a preferirlo al resto della concorrenza? Non ci resta che scoprirlo insieme nella nostra recensione completa. Partiamo dal design, sicuramente svecchiato e rinnovato con delle linee più morbide rispetto al predecessore. Infatti i bordi sono arrotondati verso il centro, tanto che a guardarlo di lato la batteria pare essersi un po' gonfiata. Dimensioni contenute grazie quindi alla diagonale del display, ma si poteva anche fare qualcosa di più sicuramente sull'ottimizzazione delle cornici. E pesa abbastanza nonostante sia piccolino, ben 168 grammi. Esteticamente, a dire la verità, non mi fa impazzire, non ha un design così nuovo ed originale, un po' a dire la verità anonimo, anche se è gradevole questo colore chiaro. La presa è ben salda grazie alle dimensioni, perché questo effetto satinato della back cover lo rende un po' scivoloso. Il lettore di impronte digitali è posto sul retro in una posizione abbastanza comoda, perché l'indice va naturalmente appoggiare sul sensore. Nella parte destra troviamo il tasto accensione, il otturatore della fotocamera, un tasto davvero molto comodo perché in posizione orizzontale ci sembrerà davvero di scattare con una vera e propria macchina fotografica. Il bilanciere del volume, mentre non ho trovato invece comodissimo lo sportellino senza graffettina, perché avendo le unghie lunghe non riesco ad aprirlo con facilità. All'interno è presente ovviamente lo slot che ospita una SIM in formato nano e la micro SD. Nella parte inferiore troviamo la porta USB Type-C e manca il jack delle cuffie. Soluzione a dire la verità criticabile dato lo spessore del terminale. Comunque presente un adattatore all'interno della confezione. Nella parte posteriore ovviamente troviamo la fotocamera, che è la stessa del fratello maggiore XZ2 da 19 megapixel Motion High con apertura 2.0 e il flash LED. Nella parte frontale il doppio speaker, la fotocamera anteriore, i vari sensori ed un piccolissimo LED di notifica posto sulla sinistra. A dire il vero non sono più abituata ad un display da 5 pollici, a volte mi sembra addirittura troppo piccolo per digitare sulla tastiera comodamente, ma è tutta una questione di abitudine, perché una volta che ho ripreso il mio S9 Plus mi è sembrato davvero enorme. Per ciò che riguarda questo display da 5 pollici, è un'ottima unità in formato 18 noni HDR con tecnologia Triluminos. Grazie a questa tecnologia i colori sono davvero molto buoni e i neri sono profondi, ma dato che non è un pannello OLED non sono assoluti. Buonissima anche la visibilità sotto la luce del sole e anche la luminosità è alta. Cambia però la risoluzione rispetto al predecessore, perché in questo caso troviamo una risoluzione Full HD Plus che va a sostituire quella HD dei precedenti. Ed è per questo che forse la batteria un po' ne ha risentito, ma questo lo vedremo più avanti. All'interno del menu è possibile anche regolare la luminosità scegliendo quella adattiva o quella notturna, che andrà a ingiallire lo schermo per proteggere gli occhi e per non affaticarli. È possibile anche disabilitare il touchscreen se lo schermo è spento per evitare azioni involontarie. Per quanto concerne invece il menu, è possibile modificare la gamma di colori, quindi scegliere una standard oppure una super vivida saturata oppure quella più professionale, che li rende più realistici o forse più spenti. È possibile infine regolare anche il bilanciamento del bianco e migliorare la qualità video e le immagini. Coloro che hanno seguito il mio live batteria hanno lamentato un segnale ballerino. Beh, devo smentire, perché a prescindere dal fatto che quegli studi sono comunque un bunker, non ho avuto nessun problema né di ricezione né di segnale con questo XZ2 Compact. Così come davvero buona anche la qualità della chiamata in capsula, mentre in viva voce il volume è abbastanza alto, ma forse gracchia leggermente. Gentile cliente, se stai chiamando per il passaggio alla nuova tarifazione mensile... Era da un po' che non provavo un Sony, quindi è stato davvero piacevole riscoprire l'interfaccia Xperia con a bordo Android Oreo 8.0, che è davvero molto veloce, fluida e personalizzabile, ma che resta minimal e pulita, con tantissime funzionalità. Presente, nonostante la diagonale contenuta del display, una modalità ad una mano e il menu è diviso davvero molto bene anche in colori, in modo da avere un aspetto davvero ordinato.
Non è presente il doppio tap per accendere lo schermo, ma sfiorando due volte lo schermo bloccato è possibile vedere in chiaro le notifiche. C'è inoltre un assistente vocale che ci consente di usarlo al meglio, come la sezione supporto che suggerisce le applicazioni utili e come usarle, oppure il comodo servizio di backup per ripristinare i dati da qualsiasi altro terminale. Molto interessanti sono anche le Xperia Action, che sono delle azioni praticamente automatiche che attivano e disattivano determinate impostazioni in base all'orario o a un tipo di luogo. Ad esempio, se abbiamo bisogno di concentrazione, spegnerà tutte le notifiche evitando distrazioni. Molto simpatica è l'app 3D Creation, che ci consente di scansionare oggetti o la nostra immagine per poterli poi condividere sui social. La tastiera di sistema è la Swift Key, e anche qui ho riscoperto la comodità di usarla, ad esempio quando ho le mani occupate, unendo le varie lettere per comporre una parola, davvero molto comoda. È presente inoltre uno store con dei motivi più che dei temi, perché andranno a cambiare praticamente solo lo sfondo e la home, mentre il resto del menu resterà invariata. A questa piacevolezza visiva corrisponde anche quella d'uso, perché l'interfaccia è scattante, non ha mai appuntamenti e gira, che è una bellezza. Così come non c'è nessun compromesso a livello di prestazioni, perché questo Sony è davvero velocissimo e scattante, si comporta benissimo nel multitasking grazie anche all'ottimo Snapdragon 845 unito a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile, fino a ben 400 GB tramite micro SD. L'apertura delle app è infatti praticamente immediata, non abbiamo mai incertezze, lag o impuntamenti, e anche il gaming risulta essere un'esperienza davvero piacevole grazie anche al display HDR. Veniamo poi all'interessante comparto multimediale. La fotocamera, abbiamo già detto che è la stessa del fratello maggiore, si tratta di una fotocamera posteriore da 19 megapixel Motion Eye con apertura 2.0 e stabilizzazione digitale. Sono rimasta davvero sorpresa dalla qualità, soprattutto di giorno, ma anche molto migliorata è la qualità delle foto di sera, perché rispetto ai Sony del passato ritrovo molto meno rumore, più definizione, e viene illuminata molto bene la scena anche in condizioni di luce critica e senza flash. Forse siamo un pelino sotto ancora come qualità nelle foto soprattutto notturne rispetto agli altri top come l'S9 Plus o il P20 Pro, solo per citarne alcuni, ma comunque è un primo della classe. Spenderei qualche parola anche per ciò che concerne l'interfaccia della fotocamera, davvero molto intuitiva, semplice, basteranno dei piccoli swipe per cambiare facilmente modalità, è davvero comodissimo e anche il riconoscimento automatico o intuitivo della scena. All'interno della fotocamera è presente anche la modalità bokeh, nonostante sia una single cam che consente di fare appunto l'effetto sfocato, l'effetto ritratto che tanto va di moda, scattando due foto di seguito mantenendo fermo il dispositivo. È possibile poi in post produzione addirittura scegliere il tipo di sfocatura da applicare, se orizzontale o verticale, o il classico sfocato in modo da creare vari effetti. Il risultato comunque non è affatto male. In realtà sono presenti anche degli effetti di realtà aumentata già da anni sui Sony, però rispetto agli altri produttori che riprendono queste novità e ci puntano anche tanto, chissà perché quelle di Sony restano sempre un po' più in sordina. E a questo proposito mi ricollega un'altra novità introdotta da Sony, ovvero la possibilità di girare i video in slow motion in full HD a 960 frame per secondo o in 4K con HDR. Mi è piaciuta invece meno la modalità di registrazione di questi video in slow motion, perché l'interfaccia e il relativo editor non consentono di registrare lo slow motion automaticamente, ma bisognerà infatti regolare manualmente il punto dove inizia e finisce. Rispetto ad altri non si può nemmeno magari aggiungere musichette e i vari effetti. Davvero ottimo anche il comparto audio con il doppio speaker frontale, con un player musicale che ha una bellissima interfaccia molto curata, il suono è poi davvero alto, corposo, con un buon bilanciamento tra alti e bassi, ed è possibile anche migliorare l'esperienza audio con ad esempio il Clear Audio Plus, oppure migliorare anche la qualità dei file compressi. Inoltre è possibile anche sincronizzare Spotify all'interno del lettore musicale. Pollice in giù invece per l'assenza del jack audio, l'ho già detto, lo ribadisco, perché in questo spessore ci stava tutto.
termine vi parlo dell'aspetto che ha fatto discutere un po', quello che in realtà dovrebbe contraddistinguere questo compact, ovvero la batteria da 2870 mAh. Portato quasi sempre a fine giornata con un utilizzo normale, come avete visto con l'utilizzo intenso, chiudo ad ora di cena. Mi aiutano tantissimo anche i vari sistemi di risparmio energetico, riesco infatti a racimolare qualche minuto in più di utilizzo, quindi mi sembra comunque un buon risultato sotto il profilo dell'autonomia con 5 ore di schermo acceso. Certo non arriva più a 6-7 ore di schermo come i suoi predecessori, ma con uno schermo che ora ha risoluzione Full HD Plus mi sembra comunque un buon risultato. Infine è anche impermeabile, infatti ha certificazione IP68. Insomma, questo Sony è compact solo nel nome, perché piccolo ma è potente, sa il fatto suo e riesce a fare il suo lavoro bene praticamente in ogni campo. E non è piccolo nemmeno il prezzo, perché sono 599 € richiesti di listino per portarselo a casa, ma se guardiamo il mercato resta praticamente l'unica alternativa per avere un top di gamma in 5 pollici. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, ricordate di attivare le notifiche, di iscrivervi al canale e di dare un occhio anche alla recensione completa che ho pubblicato nelle pagine di HD Blog. Ciao da Francesca!